cosa vedono gli adulti versus cosa vedono i ragazzini. Infatti i ragazzini la scuola la vedono così: luogo di prigionia, di sofferenza, di tristezza, di ansie. Mentre i grandi lo vedono come luogo di istruzione, cultura, formazione. 4-4-2? Preferisco il 3-5-2. Diciamo che sono punti di vista. Odio il fatto. Salve carissimi, io sono Nicradogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete già potuto capire dall'intro e dal titolo del video, oggi andremo ad esaminare i vari punti di vista che hanno gli adulti e i bambini. Perché magari un solo oggetto un bambino lo vede in una determinata maniera mentre una persona adulta in un'altra. Ad esempio, gli adulti utilizzerebbero questa bottiglia solo per bere, mentre i ragazzini per fare la Battle Flip Challenge. Prima di cominciare, come sempre, ti ricordo di mettere un bel like al video, iscriviti al canale attivando la campanellina. E adesso, senza perdere altro tempo, iniziamo subitissimo con il video di oggi. Buona visione! Come prima immagine abbiamo una fotografia semplicissima di qualsiasi salone di casa, con un divano, un tavolino, le mensole, i mobili, eccetera. Ok, così lo vedono i grandi, un luogo di relax. Mentre i bambini lo vedono come un luogo per giocare a The Floor is Lava. Sì, ma siamo nel 2016? È una challenge ormai andata e andata via. Magari potremmo giocare a The Floor is Coronavirus? Non si scherza con queste cose. Fatto sta che io questa challenge ci giocherei anch'io. A parte che non ci ho mai giocato. Io questa immagine non l'ho capita, perché qui c'è il confronto tra quello che vedono i grandi e quello che vedono i piccoli. Sì, ma i grandi vedono un bacio normalissimo, mentre i bambini vedono il bacio tra un uomo e un maiale. Perché? Forse vedono questi atti amorosi come qualcosa di sporco? Molto probabilmente sì. Ma io sinceramente il maiale non lo bacerei mai. Al massimo me lo mangio. E questa affermazione non piacerà ai vegani. Vi chiedo scusa. Nella prossima immagine abbiamo un bel punto di vista, perché secondo i grandi questo è semplicemente pancarré con burro d'arachidi e Nutella, mentre per i bambini è una cosa talmente ma talmente buona, e concordo anch'io, che sembra una cena di lusso, che paragonata alla bontà dei grandi viene vista come un pezzo di carne gourmet con gli asparagi, anche se a me gli asparagi non piacciono. Ma dettagli. E comunque sapete chi è la cantante che mangia tantissimo pancarré? Raffaella Pancarrà. Lasciamo stare. Staccuso, la facevo pure io. Allora, avete presente i tubi della carta igienica o dello Scottex, che magari è più lungo? Questo qui? Ecco, per i grandi è semplicemente un tubo di cartone, mentre per i ragazzini no. Può essere qualsiasi cosa, ma la maggior parte dei giovani lo vedono come un cannocchiale. Lo facevo anch'io e mi divertivo a fare il pirata. Yay! Anche se con quel tubo di cartone mica vedevi da lontano. Però per fortuna che c'era l'immaginazione. E la stessa cosa, vi dirò, succedeva con i bastoni di legno, perché io ci giocavo e quando facevo fortissimo così, boom, 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 si sentiva quel rumore che mi dava l'impressione di avere una spada laser. E la voce di Darth Vader la facevo parlando al ventilatore. Ci si arrangia, no? Cosa vedono i grandi qui? Un semplice letto. E invece per i bambini il letto può trasformarsi in questo, ovvero un tappeto elastico. E non lo nego, ma lo facevo anch'io. Sul letto ci zompavo un casino di volte. Traduzione: ci saltavo un casino di volte. Ma a proposito di saltare sul letto, voi sapete perché? Che Stewie dei Griffin ha la testa così? Perché praticamente stava saltando sul letto e, come possiamo vedere adesso, salta, 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 salta e poi... Se no ti fai male. Chiudi il becco, tu non sei mia madre! Si schiaccia la testa così. Da quando ho visto questa scena nei Griffin non ho più saltato, perché nella vita reale la testa non si modella. S-spack! Cosa vedono i grandi? Un semplice triciclo. E io da piccolo avevo pure il trattore. Ero un predestinato a lavorare in campagna. Per fortuna che poi ho scoperto YouTube. Mentre i bambini lo vedono come un monster truck, quelle macchine gigantesche che spaccano tutto da sopra. Perché essere bambini è decisamente meglio. Non si stress, non si hanno ansie, c'è solo creatività, si gioca, si mangia e si dorme. La vita perfetta che io continuo a fare. La stessa cosa succede con le scatole, perché i grandi vedono una semplice scatola in cui mettere qualche oggetto o vestiti vecchi, mentre i bambini si mettono dentro una scatola e simulano qualsiasi cosa, tra cui volare su un jet. Ah, quindi americana, perché quella scatola è USA e jet.
Altri punti di vista che abbiamo tra grandi e piccoli nasce neanche del modo di vestirsi, nell'outfit. Magari i grandi ci tengono a queste cose, nel senso che si vestono, per loro l'eleganza è importante e quindi di conseguenza una cosa elegantissima come la camicia e la cravatta per i bambini può essere paragonata alla camicia di forza, quella che si utilizzava tantissimo tempo fa. Per fortuna che adesso non si usa più, credo. Ma in realtà io sono d'accordo con i più giovani, perché avere la camicia, la cravatta è una cosa scomoda. Fosse per me, io vivrei sempre col pigiama o con la tuta. Non quella spaziale, quella per andare a correre. E sapete qual è il cibo preferito dalle persone che si vestono così? L'uovo in camicia. Passiamo avanti. Ad esempio qui noi vediamo dei semplici soldatini, mentre per i ragazzini questi soldatini possono diventare soldati veri, nel senso che ci giochi, ti immedesimi nei giocattoli e quindi pensi che loro siano veri. Ma guardate che io da piccolo giocavo con personaggi dei Pokémon, con personaggi di Dragon Ball. Ecco come sono nati i crossover. Nascono dai bambini, perché sarebbe bellissimo vedere personaggi di cartoni diversi insieme. Figo, no? Un incubo che molti ragazzini hanno è la paura del dentista. Ma perché, dai? Vi sta curando, vi sta prevenendo le carie, le cose brutte. E invece no, per i bambini è quello che ti spacca i denti col trapano e ti vuole uccidere. E viene visto come un boia. Non è una bestemmia, ma era quello che tanto tempo fa ammazzava le persone. Ok, perfetto. Senti, ma da che parte mangi meglio? Dal McDonald's. Che poi lo sapete dove stanno i dentisti più cattivi? A Trapani. E quando scrivono le lettere scrivono: mia caria. Ma quanti di noi da piccoli abbiamo costruito delle tende, dei castelli in casa? I grandi vedono delle cose semplicissime, tipo questo. Anche se in realtà non capisco a cosa serve quella pentola lì sopra. Magari come campanile. E per i bambini una tenda del genere è paragonabile a dei castelli giganteschi come Disneyland. Però è vero. Io infatti mettevo una coperta sopra di me e mi imbucavo. Per qualsiasi persona nel mondo, compreso me, questo qui è un semplice marciapiede. E invece no. Io quando ero piccolo facevo due cose: o camminavo solo su quella striscia, come una persona che cammina sulla fune, oppure camminavo toccando sul centro delle piastrelle senza toccare le righe. Per favore ditemi che l'avete fatto anche voi. Mettete un bel like, non fatemi sentire pazzo. Cosa vediamo noi in questa immagine? Un semplice secchio e un cucchiaio di legno, mentre per i bambini può essere una batteria. Non quella per caricare l'iPhone, quella che si suona, e nemmeno batteria di pentole. Eppure di artisti di strada che suonano i secchi al posto della batteria ce ne sono tantissimi. Questo probabilmente è il sogno di tutti i ragazzini, ovvero la casa sull'albero. Onestamente io l'ho sempre sognata, soprattutto perché ce l'ha anche Bart Simpson e almeno il 90% dei ragazzini in tutte le fiction americane. E per i ragazzini appunto è come avere una villa lussuosa con la piscina. L'ho sempre desiderata e mai l'avrò. Qui invece abbiamo delle belle rappresentazioni di alcune verdure con scritto sopra "so fresh", belle fresche. Ma ahimè, per i ragazzini tutto questo viene visto malissimo. Quasi a nessuno piace la verdura. Fatemelo sapere nei commenti se piace a voi e io vi metterò un bel cuoricino al commento. Infatti viene vista così, come delle creature cattive che ti vogliono soltanto male, e invece fanno bene. Mangiatela, eh? Cosa vedono i grandi? Una semplice fila di 5 persone. Invece per i bambini tutto ciò viene visto come una fila lunghissima. Anche se sinceramente secondo me questa non è una cosa che vedono soltanto i ragazzini, ma tutti. Nessuno vuole aspettare, nessuno è paziente, tranne quando non andate ai dottori, lì siete pazienti veramente. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Fatemi sapere nei commenti quali altre cose facevate da bambini o fate ancora. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi invito a mettere un bel like al video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi.